Buongiorno ragazze, bentornate nel mio canale. Sono un po' emozionata perché da un po' che non faccio video sul mio canale YouTube. Purtroppo l'ho dovuto un po' trascurare perché ho avuto altri lavori da fare, sono stata anche un po' in vacanza e ho dovuto purtroppo tralasciare. Ma oggi con tanta buona volontà perché si muore veramente di caldo, non so lì da voi, in Sicilia ci sono 40 gradi, 45 alcune volte e si fa fatica anche a respirare, purtroppo. Quindi dicevo, appunto perché ho tanta voglia di ricominciare a fare i video su YouTube, mi sono messa di buona volontà e volevo fare questo video per condividere con voi un piccolo, piccolissimo haul che ho fatto da Teddy. È piccolissimo perché appunto l'ho fatto da Teddy, quindi siccome in Italia ancora non è un negozio che si trova facilmente ovunque, forse solo Nord Italia, qualche città del Nord Italia. Mentre ero in Germania, lì in Germania ogni svoltata d'angolo c'è un Teddy. Siccome io lo conosco già perché è mia cognata che abita lì, ogni volta che mi manda qualcosina, mi prepara un pacco, lei compra cose da Teddy e carinamente me le manda perché sa che io sono una creativa e che sono cose che mi potrebbero comunque servire. Per chi non lo sapesse, Teddy è un negozio di creatività per gente creativa. Ci sono anche dei componenti, arredamenti per la casa, però di base ci sono materiali, accessori, kit creativi, c'è veramente tanta roba. Io purtroppo, siccome avevo la valigia già piena, ho potuto comprare pochissimo, ma io avrei comprato di tutto, che ve lo dico a fare. Quindi adesso vi faccio vedere un po' queste quattro cosine che ho comprato. Una su tutti, la shopping bag, che è fantastica perché sembra proprio dipinta a mano, disegnata a mano, che metterò subito nel mio zainetto, nella mia borsa. Allora, prima di ogni cosa tiro fuori lei, la foglia oro. Questa qui è 3 grammi ed è costata 1 euro. Ovviamente c'erano anche argento, bronzo, eccetera. Però già non volevo prendermi anche questa, appunto perché mi si è aperta un pochino in valigia e quindi ho dorato tutti i vestiti. No, tutti no, buona parte. Però vabbè, questa per la resina, per le creazioni in resina, dove sei, forse qui si vede meglio. È ottima e quindi non vedo l'ora di usarla. Poi trovato anche tanti gomitolini, tanta lana, infatti c'è un po' di foglia oro. Questi colori fantastici li ho presi per il tricotin. Ogni matassina di questa, che è pesa 50 grammi, è costata 1,55 euro. Hanno tutte e tre lo stesso prezzo? No, queste due 1,55 euro, questa 1 euro, ma è 40 grammi. Ecco perché sono dei colori molto tenui. Mi piace tanto questo qui, effetto jeans proprio, e anche il bianco, che è cordoncino, ma sembra corda, cioè cordoncino, è un filato di lana, credo, anche perché è scritto in tedesco, yarn in inglese dovrebbe essere lana, se non sto sbagliando. E una domanda che mi fate spesso per quanto riguarda il tricotin: che grossezza scegliere il filato? Allora, voi dovete andare a controllare il simbolino degli attrezzi, che sarebbero, metto a fuoco, uncinetto e gli aghi da lana, e sotto ci sono dei numeri accanto. Questo non riesce a metterlo bene a fuoco. Comunque, 4-5. Voi quando vedete questo numeretto, significa che lo spessore è adatto anche per il tricotin. A tal proposito, vi ricordo che su Facebook c'è il nostro gruppo, che ormai ha superato anche i 1000 iscritti, sul tricotin. Si chiama Tutto sul Tricotin. Lì ci confrontiamo con altre creative, facciamo vedere i nostri lavori, prendiamo spunto, idee, consigli, suggerimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se sei un amante del tricotino, vorresti iniziare, puoi seguirci anche nel gruppo Facebook. Ti lascio magari il link in descrizione. Poi ho preso anche questi, che sono dei glitter, piccoli sacchettini di glitter.
vario colore, sempre per utilizzarli con la resina. A parte che il packaging tutto in papercraft si chiama, credo, comunque questo cartoncino marrone mi piace tantissimo. Poi ho preso questo che in realtà avevo nella mia wishlist su Amazon, però l'ho visto e l'ho comprato, che praticamente sono solo 2 euro, sì, 2 euro, e ce ne sono, aspetta che lo apriamo, a cosa servono? A fare i pompon. Io fino ad ora li facevo a mano, 2, 4, 6, 8. Quindi praticamente ci sono quattro misure diverse per realizzare i pompon. Questo è quello più grande. Poi c'è questo rosa, questo azzurro che è ancora più piccolo e questo è l'ultimo, il piccolissimo che è giallo, questo giallo. Questo magari poi faremo un video insieme sulla realizzazione dei pompon con questi aggeggi, strumenti. C'era un pezzettino, ecco qui, si era tolta questa piccola vite. Ok, poi solo 2 euro questi ragazzi sono costati, ce ne sono veramente 8 pezzi. Ah, ci sono quattro misure, c'è il diametro, vabbè, ovviamente, e poi sono praticamente due grandi, due più piccoli, due ancora più piccoli e altri due mignon. Quindi sono 8, solo 2 euro. Comunque, poi ho trovato dei cartoncini, delle carte un po' particolari che volevo aprire insieme a voi. Allora, questa è quella olografica. Ce ne sono dentro 10 blatt in 2x5, saranno 10 fogli? Sì, 10 fogli, 1,55 euro, olografica. Vediamo un attimino, diamo una sbirciata ai colori. Stavo vedendo se c'era scritto anche il peso, la grammatura della carta. Magari ve lo scrivo dopo in sovraimpressione. Dietro è bianco. Allora, ci sono due rosa olografico, due fucsia coi cuori, molto psichedelico, due viola, due azzurri e due verdi. Questa è quella olografica. Questa invece è photocarton glitzer glitterato in A4, sempre 5 blatt in 5 Farben, che non so che significa. 5 blatt sono 5 fogli, solo 1 euro. Vediamo anche questi. Vediamo questo bronzo oro, cioè oro chiaro, oro più scuro, oro ancora più scuro e argento, molto carino anche questo. E poi abbiamo queste fotocarton 10 fogli in A4. Sono costate 2 euro e hanno una trama ancora un po' più particolare. Ecco, così si vede, hanno queste venature, non so se sono tutti così. Allora, queste due sì, tre, sì, hanno tutti questa texture così, finta pelle, similpelle, non so, e cambia i colori, cambiano i colori. Argento e questo bellissimo rose gold. E questo è stato tutto il mio mini shopping da Teddy. Avrei comprato di tutto, ovviamente, ma purtroppo lo spazio in valigia era poco. Già solo questi pesano, eh?
Comunque spero che vi sia questo piccolo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, al solito, se volete lasciarmi un segno del vostro passaggio, scrivetemi nei commenti e vi aspetto anche su tutti gli altri social, Instagram e TikTok. Sono sempre Agata2AY. Ciao! Bese papa, bese opa, fudeix, fumeix, fonei.